Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video haul. So che sono i vostri preferiti come sono i miei, ma naturalmente i soldi qua li spendo io. Dettagli, sorvoliamo. Rispetto agli altri video haul che avete visto in passato, questo è leggermente più piccolo, però è proprio denso, ma proprio denso di cose che volevo da una vita. Cioè, proprio questo è il video haul che io più aspettavo, perché mi sono tenuta per così tanto a non comprare queste cose che adesso vi farò vedere, che alla fine ho comprate tutte insieme. Manca anche un pacchettino di Zara in realtà, e alcune cose che vi farò vedere di ASOS le ho rispedite indietro perché non mi piacevano, non mi stavano bene, però più o meno dovremmo esserci. Anche in questo video haul preparatevi a una miriade di scarpe, la mia ossessione come sempre non ha mai fine. Inizio con uno degli acquisti che volevo fare da più tempo e con il fatto che appunto sono stata in Grecia, se non avete visto il vlog ve lo linko da qualche parte. In quella settimana ho letto due libri, che soprattutto appunto d'estate, col fatto che se leggi libri sul telefono con lo schermo non si vedono un casino, mi sono decisa a comprare questa cosa, questo aggeggio che volevo da una vita, perché io adoro leggere e ogni volta naturalmente però devo comprare i libri cartacei e poi tenerli comunque lì sulla scrivania ad impolverare, perché una volta letti quello è. Invece in questo modo è molto più semplice anche portarli proprio in viaggio senza che te ne porti 3-4, fanno peso. Ho risolto. Mi è arrivato oggi fresco fresco, ancora devo impararlo a usare. Comunque ho comprato questo qui che è il Kindle Paperwhite. Vi lascerò il link qua sotto se siete interessati anche voi all'acquisto. L'ho pagato 120 mi pare su Amazon ed è appunto quello più famoso perché ha lo schermo retroilluminato, quindi anche appunto sotto il sole non vi sfalda. Alza, insomma, perfetto. Naturalmente avendolo preso oggi ancora non so come ci si legge sopra, però poi vi farò sapere. E poi in più ho comprato anche la custodietta sempre su Amazon di questo colore bellissimo. Il mio colore preferito di sempre, questo bellissimo turchese, una custodia di queste così. E la cosa bella del Kindle è che lo aprite e si accende, vedete? Io l'ho preso appunto nero. Fate così, si accende, insomma, qui ci sono tutti i miei libri per ora, sono 4. 1, 2, 3, 4, poi se due so la guida all'uso del Kindle, buono a sapersi, ma non mi interessa, non riesco a toglierli. Se avete qualche libro stile fantascienza, romantico, scrivetemi qui sotto, le idee sono sempre ben accette. Sono molto curiosa adesso appunto che devo andare in Puglia a portarlo. Poi vi faccio vedere, cominciamo con l'abbigliamento, delle cosette che mi sono arrivate appunto da Shinside. Sapete che ogni tot mi fanno scegliere due capi e questa volta ho scelto questa gonna di cui vi lascio sempre le immagini allegate qui perché a me piacerebbe tanto farvi il try on haul. Solo l'idea di cambiarmi 20 volte con questo caldo mi uccide, quindi i try on torneranno molto presto, ma quando farà un po' più fresco, quindi vi metto le immagini per farvi capire come vestono. Ed ho preso questa gonna effetto jeans, non è di jeans ma è comunque molto leggera, elastico in vita ed ha tutti questi bottoncini. Io vado pazza per questo tipo di gonne, questa è davvero fresca ed è fatta benissimo. E poi ho preso questo vestito che mi ha colpito subito, appena visto sul sito l'ho dovuto prendere, il mio solito stile di vestito nero, ha anche il ciocherino qua, ha le maniche tutte con i volant, qua ha questo adesivo sempre con le rose floreali e poi cade tutto nero giù fin sopra il ginocchio, è una lunghezza giusta. Come vi dico sempre, ma soltanto per farvi capire e magari se volete acquistare anche voi queste cose, che io ho preso un M. Apro e chiudo parentesi perché ho ricevuto dei commenti per questa cosa, che io specifico sempre le taglie, non è che lo faccio perché mi devo vantare di chissà cosa, perché non è questo, non riesco a capire che meccanismi vi fate con la testa. Comunque lo dico semplicemente per voi, per riuscire a capire meglio. Chiudo parentesi. Quindi queste sono cose di Shein, trovate i capi linkati qua sotto se vi sono piaciuti e volete acquistarli. Tra l'altro Shein ha una qualità fantastica a prezzi comunque ottimi. Poi passiamo a Zara, perché avevo comprato un pantalone qualche tempo fa perché stava scontato tipo a 6 euro, l'avevo trovato su 21 Buttons. Tra l'altro se voi non mi seguite e volete seguirmi, perché alcuni capi li taggo lì e quindi li ritrovate prima se volete comprarli, vi lascio qui l'aloncino col mio nome per seguirmi, è Ila0203, è comodissimo. Io anche, vedete come ad esempio è successo con questi pantaloni, ci compro un sacco di roba, se volete trovate anche il link qua sotto per seguirmi meglio. E appunto avevo trovato questi pantaloni a
6 euro, e fortunatamente c'era la mia taglia, perché ho preso una 40 europea che equivale a una 44 italiana, vedete, di quelli elastici, quindi mi va bene. All'inizio quando mi è arrivato lo vedevo minuscolo, dico oddio, questa non mi c'entra neanche mezzo mignolo, però alla fine calza che ti ricalza, è andato. E sono questi jeans, jeggings insomma, neri, con tutti i pois, hanno il solito strappetto sul ginocchio e poi sotto hanno quest'orlo così, che a me piacciono tantissimo. Non penso si trovino ancora, purtroppo, perché a 6 euro ci sono capitata proprio di ciapette. Prima di passare alle cose di ASOS, che sono come sempre tantissimo un problema con questo sito, problema più grande è che neanche mi sponsorizza, cioè faccio tutto di mio. Parlando di sponsorizzazioni, su Instagram avete presente che c'è l'opzione promuovi se avete il profilo aziendale eccetera, però molto spesso vi capitano, scorrete la bacheca e vi capitano i post promozionali. Ecco, io ho fatto questo acquisto folle proprio per colpa di uno di questi post promozionali, perché li vedevo ovunque ormai, e stiamo parlando del brand Unlace, che è un brand italiano. Io in realtà sono rimasta scioccata quando l'ho letto, infatti vedete Unlace Made in Italy c'è scritto. Praticamente è diventato uno dei miei siti per le scarpe preferito, perché ha tutte, e dico tutte le scarpe, nello stile che piace a me. Costano un po', però sono scarpe anche di una qualità alta, quindi ci sta il rapporto qualità-prezzo. Le ho pagate io, mettiamoci sempre le mani avanti, e ho preso un altro, l'ennesimo paio di stivaletti. Raga, quest'inverno c'avrò stivaletti come se piovesse. Guardate l'altro che carino, mi hanno inviato il pacco e poi c'era questo cartoncino con scritto thank you Ilaria, scritto col pennarello. E lo stivaletto che ho preso io, e vi giuro ne avrei voluti prendere altre 3 di questi stivaletti perché sono bellissimi e comodissimi, mamma mia, è questo. Voi direte, sì, ma hai comprato quello di ASOS un po' di tempo fa, che è molto simile. Sì, quello di ASOS è molto simile, ma è molto più duro rispetto a questo e soprattutto è molto più basso, quindi fa la gamba un po' più cicciottella. Invece questo è della lunghezza perfetta e tipo li amo, guardate quanto sono belli. Hanno la suola di gomma. Se capitate su questo sito, dateci un'occhiata, perché è una cosa assurda. Presto li taggerò anche questi su 21 Button se vi interessa, perché per adesso non mi ricordo il nome del modello. E adesso passiamo ad ASOS. Credo che inizierò dai vestiti, così vi lascio le scarpe per ultimo, che sono il vostro pezzo preferito. Allora, ho preso sempre tutto scontato, perché finché ci sono la sezione saldi io vado a guardare sempre lì, ed ho trovato questi leggings, li ho pagati, aspettate che li ritrovo i prezzi sul telefono. Questi leggings neri li ho pagati 13 euro, sono fatti molto carini, vedete che qui hanno due fasce bianche sul lato, e poi sono insomma leggings molto molto normali. Sono abbastanza pesantini, infatti l'altro giorno ci sono uscita, mi sono pentita dal primo istante. Poi ho preso questa top a maniche lunghe con spalle scoperte e pompon, vi leggo proprio la descrizione di ASOS, che è fatta in questo modo, mi è piaciuto troppo, è tutto stropicciato ma dettagli, è di questo celestino con le maniche lunghe, però è uno di quei tessuti molto freschi, vedete. E poi mi è piaciuto un sacco perché ha tutti questi pompon colorati ed è fatto a crop top. Questo qui l'ho pagato 12 euro. E poi stesso marchio, stessa fattura, solo fatto a vestito, ho preso quest'altro che è di questo arancione troppo bello, vedete, sempre con questi pompon colorati, tutto appunto lungo che cade giù. Mi piace un sacco, l'unica cosa è che sul sito non sembrava così trasparente, invece è molto trasparente, quindi o lo si mette per andare al mare, ma c'ha le maniche lunghe, leggere ma sono sempre lunghe, oppure lo utilizzate con sotto una, non lo so, una veste, un qualcosa, una gonna a fascia, perché se no non si può andare. E questo qui invece l'ho pagato 16. Poi ho rispedito un pantalone e un vestito, di cui vi rimetto la foto qua, perché proprio non mi piacevano addosso, cioè una schifezza, quindi non ve li consiglio. Il pantalone jeans l'ho pagato 20 e il vestito sempre jeansato l'ho pagato 14. L'ho rimandato indietro oggi col pacco reverse, insomma le restituzioni di ASOS sono favolose. E poi quando gli arriva il pacco mi fanno il rimborso, quindi insomma questo per spiegarvi un po'. E poi passiamo alle scarpe. Allora, una cosa mi è successa strana, perché su ASOS avevo visto questo modello stesso uguale, sempre scontato ma a 30 euro, e ho detto no, 30 euro, scusatemi, ma è un po' troppo. All'inizio vi dico che costavano 55 euro queste scarpe che vi sto per far vedere. Scorrendo altre scarpe ho visto le stesse scarpe di prima, che erano scontate a 30 euro, scontate a 19 euro, quindi mi sono detta, scusa un attimo, facciamo una furbata, ma io compro questa a 19 invece che a 30. E infatti è arrivato lo stesso identico modello, cioè io pensavo magari, che ne so, fosse una sola, e invece no. Quindi a volte state attenti su ASOS, perché capitano queste cose, mi è già successo con un altro paio di scarpe. E sto parlando di queste
sono marchio ASOS. Si chiamano Seattle Black, naturalmente l'ho prese nere, e sono molto particolari, sicuramente non piaceranno a tutte, ma io amo le scarpe a punta. E questo è tipo una sorta di sandaletto un po' elegante, ma nello stesso tempo casual, dipende con cosa lo abbinate, e borchiato, un po' tipo serpentato. Però le avevo già ad occhiate quando erano a prezzo pieno. Sinceramente 55 euro non ce l'avrei spese. Non è una scarpa che indosso tutti i giorni, è una scarpa un po' più da occasioni. Trovata scontata, l'ho presa. E sono queste, fatte in questo modo. Se andate a vederle sul sito, scrivete Seattle, le vedete meglio indossate, fanno una figura pazzesca. Così sembrano da nonnina belarda che vuole fare la giovincella. Ma in realtà sono bellissime, vi giuro. Cadono in una maniera bella, bella, bella. Hanno sia un nastrino qua, sia sulla caviglia. Tacchetto molto irrisorio. Punta, vedete che sono un po' pitonate. E poi hanno tutte queste borchiette. Io le adoro, sapete che ho una fissa per le scarpe, quindi non potevano mancare. Poi in un altro ordine che avevo fatto precedentemente, prima di farvi vedere poi l'ultimo paio, che sono le mie preferite, saranno le mie scarpe estive preferite per sempre, avevo comprato questi stivaletti a prezzo pieno che si chiamano Chelsea, con la suola insomma bella alta, col platform. Sono sempre stivaletti di pelle e sono fatti in questo modo qui, mi sono piaciuti da subito. Io avevo uno stivaletto del genere, sempre di pelle, comunque buono, perché questo l'ho pagato 47,99, però si è tutto rotto, quindi dovevo correre ai ripari. Ho visto questo, mi sono innamorata. Sembra enorme, ma in realtà è giusto con un calzino pesante da inverno, e non vedo l'ora di usarle. Naturalmente scarpe nere ne abbiamo, come sempre. E poi passiamo all'ultimo paio che vi dicevo prima. Questo paio di scarpe le avevo viste tipo 2 mesi fa, e già da allora tipo amore a prima vista, come succede quasi sempre. E quando succede questo, io so già che alla fine prenderò quell'amore a prima vista, ok? Pensavo andassero in saldo, in sconto, in qualcosa, e niente, non ci andavano. Controllavo praticamente quasi ogni giorno e niente. Alla fine cosa è successo? Che ho cominciato a vedere che praticamente il mio numero di quel modello stava andando sold out. Ho detto no, aspetta un attimo, io non posso rischiare di trovarmi senza questo paio di scarpe. Quindi cosa ho fatto? Tac, comprato. L'ho pagato 55 euro, lo so, sono pazza, però mi sono proprio innamorata e ho fatto bene. E sono questi sandaletti. Adesso voi ditemi se non sono bellissimi. Anche questi vi consiglio di andare a vedere sul sito, perché così non sembrano nulla. Si chiamano Flush, proprio scritto F-L-U-S-H. Bellissime. Non sono neanche troppo piatte, quindi non vi fanno male la schiena, eccetera. Hanno questi due cinturini sulla caviglia, e poi qui hanno questo particolare del fiocco, vedete il piede va così. Sono di una bellezza sconvolgente. Io penso non aver avuto mai un sandalo così bello, che cadesse al piede così bene, che può andare jeans, vestiti, qualsiasi cosa. Superano anche le puffy, quelle della Winsor Smith che ho nere. Se le trovate ancora, anzi vi dico quali numeri ci sono ad oggi, perché poi non so. Tutti i numeri dal 36 fino al 40. 41 è sold out. Io ad esempio ho messo 40 e c'è scritto pochi pezzi. Non lo leggerete, però c'è scritto pochi pezzi. E io stavo andando in crisi, ho detto no. Tra l'altro la cosa bellissima di ASOS è che per scegliere vi mette anche i video delle cose che appunto andate ad acquistare. E quindi ogni volta mi vedo questi video delle scarpe per vedere come calzano. Vi faccio partire questo qui dei sandaletti, vedete? Potete vederli come sono al piede. E nulla, io credo di avervi fatto vedere tutto, anche se ho parlato più di delle cose che comunque avevo, ma dettagli. Spero come sempre i video vi piacciono, vi facciano passare un po' di tempo in compagnia. Scrivetemi qui sotto qual è stato il vostro capo preferito che vi ho fatto vedere in questo video, e se anche voi avete una delle cose che ho fatto vedere, come vi ci trovate. Vi mando un bacione immenso e ci vediamo al prossimo video. Ciao!